Alla ricerca del tempo perduto, la recherche di Marcel Proust, cari amici. Io mi trovo qua, nell'oratorio di San Filippo Neri, in via delle Sette Chiese, dove sorge la chiesetta di Sant'Eurosia, e dopo, negli anni 50, è sorta la parrocchia di San Filippo Neri. E io venivo in questo oratorio a partire dal 1949, quando da Venezia la mia famiglia si spostò a Roma, e per tanti anni ho frequentato questo oratorio, l'oratorio di San Filippo Neri. E ripeto, eravamo nel 1948-49, nel dopoguerra, e c'era ancora la fame, cari amici, c'era ancora la fame. E io ricordo che quando noi bambini andavamo in chiesa con una tessera, una tesserina, poi all'uscita dalla chiesa veniva messo un timbro sulla tesserina. Noi dalla chiesa passavamo poi nell'oratorio, ci mettevamo in fila e con la tesserina timbrata, a dimostrazione che avevamo frequentato e avevamo partecipato alla cerimonia religiosa, ci veniva dato una ciriola romana con della marmellata, e per noi era una grande festa mangiare la ciriola romana con la marmellata. E dopo andavamo nella saletta cinematografica ad assistere a un film. Noi trascorravamo le domeniche in questo modo, e parlo quindi di 65 anni fa, alla ricerca del tempo perduto, bene cari amici. E poi qua vicino ho frequentato quarta e quinta elementare. E poi nella scuola dei padri filippini, che si chiamava Istituto Cesare Baronio, ho frequentato prima, seconda e terza media. Ho tanti ricordi, cari amici, qua. Io credo che voi sentiate i rumori dei ragazzi che giocano alle mie spalle. Sono cambiate tante cose, per esempio ci sono anche delle ragazzine, cioè ai miei tempi non c'erano le ragazzine, poi ci sono anche delle mamme che hanno accompagnato qua i loro figli a giocare, e ai miei tempi no, le mamme non venivano né le mamme e non venivano nemmeno le ragazzine, erano altri tempi, cari amici. Ecco, cari, alla ricerca del tempo perduto. E io parlo di eventi che si sono verificati circa 65-70 anni fa, capito? 65 anni fa, diciamo. E da quel momento il mondo si è cambiato radicalmente. E Pierpaolo Pasolini parlava di una mutazione antropologica verificatasi verso il 1963. Perché per Pasolini il 1963 è l'anno in cui l'Italia passa da una situazione di economia prevalentemente agricola ad una situazione di economia prevalentemente industriale. Inizia, secondo Pierpaolo Pasolini, quello che si è chiamato il boom economico, e Pierpaolo Pasolini parlò di e periodo precedente, il periodo delle lucciole e periodo dopo le lucciole, cioè con l'industrializzazione le lucciole sparirono per via degli insetticidi. Ecco, cari amici, qua siamo nel cuore della garbatella, io sono entrato in un locale e ho trovato il tavolo di ping pong esattamente dove era 60-65 anni fa, come se il tempo si fosse fermato. E ricordo che a ping pong ero un campione,
La domenica, quando prendevo in mano la racchetta, la tenevo la racchetta sin quando mi ero stancato di giocare. E ancora oggi, se potessi, giocherei a ping pong, cari amici. Ecco qua, l'oratorio di San Filippo Neri. E queste cose poi ti restano nella mente e nel cuore, non ti puoi dimenticare, non è possibile dimenticarti. E per cui ogni volta che vengo a Roma, vengo qua alla ricerca del tempo perduto. Non è la grande ricerca di Marcel Proust, non so, due volumi di un peso incredibile. È una mia, una piccola ricerca, è una ricerca come quella che fanno tutti gli esseri umani che non hanno pretese, cari amici. È così. La Garbatella, che io ho sempre definito il migliore quartiere di Roma, la Garbatella, Roma e tutte le mie vicende infantili e giovanili, tante altre cose che ora non sto qua a trattare. Va bene, cari amici, eccola qua, una piccolissima ricerca del tempo perduto. Tanti cari saluti da Serafino Massoni.